Prego. Guido. Vai. Ciao Sergio, il tempo quasi perfetto, anche se non è concesso l'aiuto in difesa, nella situazione che abbiamo avuto, però però c'è un tempo però che è calato, non è la prima volta. Problema fisico, un problema di testa, i problemi che poi si disuniscono, si smarriscono mentalmente, come è certo di questa. Aiutatemi, nel senso che sicuramente può essere anche un po' un discorso fisico, ma non può essere per tutto un secondo tempo. Vedere una squadra nel primo tempo fare una gara quasi perfetta, tranne prendere un gol nel 45esimo che ha riaperto e rianimato un Atalanta, che è una squadra che sappiamo che se tu perdi un pochino le pressioni, le aggressioni o cerchi di andarli a infastidire, loro portano sempre più uomini ad attaccare e sono avvolgenti nella loro azione. Noi siamo stati troppo passivi, troppo poco qualitativi nel secondo tempo, a dispetto di un grande primo tempo. E questo ti fa rabbia, perché una squadra che vuole essere grande e diventare grande non si può permettere di farsi recuperare, e non è la prima volta, determinati risultati. Credo che sia per me più un aspetto mentale, e ovviamente poi di conseguenza viene poca qualità nel gestire la palla e anche fisicamente. Nonostante abbiamo fatto dei cambi, non abbiamo ritrovato un po' di freschezza o di lucidità in quello. Anzi, abbiamo rischiato alla fine quasi più di perderla che di poterla vincere questa partita. Salve mister, io proprio su questo volevo dire, sui cambi, insomma, al secondo tempo su quella fascia destra tra Kluivert e Florenzi sono sembrati in fortissima difficoltà, insomma, non sei riuscito quasi mai a fermare Castagne. Ecco. Che cosa succede, insomma? Ma io penso che abbiamo avuto più difficoltà prima di questo cambio alla nostra sinistra, al contrario, con Atebur e tutte le situazioni più pericolose, anche il cross, sono venuti da lì. Ho cercato di mettere Kluivert per dare un po' più di freschezza, per ugualmente non abbassarmi, se no devo mettere già un altro difensore. Poi lo fai e l'hai fatto a Cagliari, hai preso gol, lo fai e non lo prendi. Per quello non possiamo basarci sulle sostituzioni, cambi, come sempre siamo abituati. Se quegli 11 nel primo tempo sono stati quasi perfetti, non possono sparire dal campo completamente nel secondo tempo, o perlomeno quando perdi già 5-6 giocatori, non puoi competere contro l'Atalanta, che vedi Gomez che rincorre al 90esimo fino alla sua area di rigore. Questi sono degli esempi importanti, e bisogna capire che bisogna migliorare l'aspetto fisico, ma migliorare principalmente l'aspetto mentale nella gestione della gara, che non significa, a me spesso sorrido quando mi dicono sanno gestire la gara. Per gestire la gara bisogna muoversi, bisogna correre, bisogna andare incontro alla palla, bisogna allungarla, se no una squadra come l'Atalanta ti mangia, ed è quello che è accaduto nel secondo tempo. E al di là proprio di un discorso che poi andremo a parlare, a analizzare, io avrei fatto questo cambio, io avrei fatto l'altro, i giocatori sono questi in questo momento, le situazioni sono queste qua. Il paradosso è che tu vedi una perfezione nell'idea di andare sempre dall'altra parte nel primo tempo, è quello che nel secondo tempo svanisce con troppa facilità. Quindi sarà anche un problema di personalità nel secondo tempo? Ma quella non si compra, però con i risultati, con le prestazioni sicuramente la si può migliorare.